Oggi 19 settembre, per soprattutto i napoletani, non si può dimenticare una commemorazione importantissima, quella di San Gennaro, patrono di Napoli. Da secoli avviene quel prodigio straordinario della liquefazione del sangue, a cui giustamente, insomma, soprattutto il popolo di Napoli attribuisce un valore profetico, cioè se quel sangue si scioglie, il santo sta dicendo anche quest'anno vi proteggo. Se non dovesse sciogliere, si è successo raramente, ma è successo nella storia, in effetti sempre qualche evento, qualche sciagura, qualche cataclisma si è verificato, no? Però, il 19 settembre quindi è ricordato per diciamo, questo grande vescovo e martire San Gennaro, soprattutto per i napoletani, i campani, per i mariani, i devoti della Madonna, non può essere dimenticato che il 19 settembre 1846 ella apparve a La Salette su un monte di 1800, cioè alto 1800 metri, un'apparizione unica. Che, se vogliamo essere completi, fa già parte delle apparizioni più recenti della Madonna, anche se del 1800. Perché fino al 1800 le apparizioni mariane, tranne qualche rara eccezione, come quella in Ecuador, in cui c'è uno scenario di profezia su tutti i secoli a venire, soprattutto i nostri. Lì fu un'eccezione, la Madonna fece delle profezie sensazionali, disse delle cose veramente incredibili. Ma a parte quella, generalmente le apparizioni sono fatte in questo modo: un veggente o più veggenti la vedono, la Madonna magari ottiene per loro una grazia, una guarigione, una conversione, così chiede la costruzione di un santuario, viene costruito il santuario, diventa un luogo di culto e la Madonna ottiene così tanti benefici spirituali per tutto il popolo che accorre in quel santuario. Più o meno è così fino al 1700, tranne rare eccezioni. Dal 1800 in poi inizia una specie di strategia mariana con le apparizioni. La Madonna viene a fronteggiare il demonio che comincia a fare disastri, cioè nel 1800 con le organizzazioni segrete, la massoneria, le sette, la carboneria, tutto così, già cominciano a pianificare e lavorare per distruggere la società civile e la Chiesa. Allora la Madonna viene come incaricata da Dio per preparare una controffensiva al nemico. Queste non sono, diciamo, illusioni o discorsi strani che facciamo, ma veramente c'è questa logica. Ecco perché queste apparizioni contenute in quest'arco di tempo, 1800-1900, e anche qualcuna magari che sta avvenendo, su cui però ci vuole tanto discernimento, su quelle proprio attuali, fanno parte di questi tempi di Maria, cioè i tempi in cui la Madonna scende in campo contro il drago. E quindi alla Salette non bisogna sorprendersi se il messaggio è molto importante. La Madonna alla Salette non è venuta per beneficare o spiritualmente o corporalmente i veggenti e dire costruite in un santuario e basta. La Madonna alla Salette ha lasciato un messaggio che si divide in pubblico e segreto. Quindi c'è un messaggio pubblico e un messaggio segreto. È un unico messaggio, ma che si divide in queste due categorie. Messaggio pubblico è una cosa che la Madonna disse e che subito i veggenti divulgarono. Poi ce n'è uno segreto, precisamente due, perché uno a Melania, uno a Massimino, quindi uno ciascuno, un segreto ciascuno, dicendo: questo non dovete divulgarlo se non quando verrà questo momento specifico. Quando verrà potete dirlo. Di solito i segreti hanno dei contenuti molto gravi, molto più del messaggio pubblico. Ciò non toglie che pure il messaggio pubblico alla Salette è grave. Anche il messaggio pubblico è molto grave. Innanzitutto, chi sono questi due veggenti? Ecco, brevemente, molto brevemente, diciamo che sono due pastorelli
non erano parenti, si conobbero, pensate un po', alla vigilia dell'apparizione, il 18 settembre 1846. Erano due, diciamo, pastorei, cioè erano incaricati di pascolare i greggi di altre persone per cui lavoravano. Si incontrano verso le 11 del mattino, diciamo, all'inizio sono anche un po' spaventato l'uno dell'altro, poi alla fine si conoscono, si fanno amicizia e si danno appuntamento per il giorno dopo. Quindi non sono parenti, non sono assolutamente niente, si conoscono fortuitamente, in realtà provvidenzialmente, perché la Madonna poi li ha scelti come due veggenti. Sono tutti e due di Cor, che è un villaggetto cui sono stato quando sono stato alla Salette. Ho avuto, diciamo, il privilegio di, insomma, alloggiare in un posto che sta a pochi metri dalla casa natale di Melania e Massimino. Allora, la casa natale di Melania è ancora visitabile, peccato che non lo sa nessuno, in pratica se vai lì è sempre vuota, non c'è nessuno, c'è qualche cosa appartenuta alla veggente, una casetta povera, 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 ricorda quelle di Padre Pio, insomma, era gente povera, insomma, in quel periodo. Quello di Massimino è stato trasformato in una distilleria dove fanno adesso liquori e tutto, perché per un periodo Massimino ha anche collaborato con un'altra persona del paese per produrre e vendere un liquore, la Salettino lo chiamavano, perché volevano in questo modo dare un tributo alla Madonna e in questo modo portare anche avanti la loro, perché erano strapoveri e dovevano pure guadagnare qualcosa. Questa cosa fallì purtroppo e quindi il povero Massino cadde in miseria. Cadde in miseria non solo per questo motivo, tutta la sua vita è stata una miseria, molto 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 sfortunato da questo punto di vista, ma lui non si lamentò mai, accettò tutto dalle mani di Dio, offrendo alla Madonna, che amava teneramente. Comunque si incontrano in questo 18 settembre, fanno un po' di amicizia. Il 19 settembre Melania, nelle sue memorie, dice che si ritrova con Massimino, salirono insieme il monte. E appunto si accorse subito che questo bimbo era bimbo, insomma, si era avuto sui, se non voglio sbagliare, quanto avevano, sui 14 anni, tutti e due, 14, 15, Melania era un po' più grande, che era molto buono, semplice e parlava, era anche molto estroverso. A parte, ecco, queste cose qua. Veniamo poi dopo all'apparizione, quindi che avvenne il 19 settembre. Cosa avvenne? Stavano riposando tutti e due, perché dopo la fatica, insomma, diciamo, della cura dei greggi, insomma, si erano un attimo stesi sull'erba dopo aver giocato un pochino, e mentre, insomma, cercavano di recuperare le mucche che intanto si erano un po' allontanate, ecco, Melania vide una luce, così all'improvviso, più splendente del sole. Ebbe appena tempo di dire: «Massimino, vedi laggiù? Ah, Dio mio!» E in quello stesso istante lasciò cadere il bastone che aveva in mano per lo stupore. Questa luce meravigliosa. Scrive: «Non so cosa sia passato di delizioso in me in quel momento, ma mi sentivo attratta, ero presa da un grande rispetto pieno d'amore, e il mio cuore avrebbe voluto correre più presto di me. Guardavo con attenzione profonda quella luce che era immobile e come se fosse aperta. Ne scorsi un'altra molto più brillante, come una luce che emerge dalla luce, e che si muoveva. In quest'ultima una bellissima signora seduta sul nostro paradiso con la testa fra le mani. La bella signora si alzò e, incrociate appena le braccia, guardandoci, ci disse: «Venite avanti, figli miei, non temete, sono qui per annunciarvi una grande notizia». Questo
Queste dolci e soavi parole mi fecero volare, scrive ancora nelle sue memorie Melania, mi fece volare fino a lei ed il mio cuore avrebbe voluto attaccarsi a lei per sempre. Ecco. Arrivata vicinissima la bella signora, proprio davanti a lei, alla sua destra, ella iniziò il suo discorso e le lacrime cominciarono a scendere dai suoi begli occhi. Prima di leggervi cosa ha detto la Madonna, messaggio, vi faccio notare un paio di cose. La prima cosa da notare è questa luce, che è una caratteristica delle apparizioni mariane, come se la Madonna, anche a Fatima, la Madonna emerge dalla luce. Qui anche c'era una sorta di evento così soprannaturale che parte dalla luce e pian piano da quella luce emerge appunto la Vergine Maria. Questo perché lei chiaramente è un essere soprannaturale, una creatura tutta divinizzata, oramai in paradiso, è la regina del creato, del cielo e della terra, è l'Immacolata, è la creatura più perfetta che sia mai esistita, ma anche oramai una creatura di cielo. E la luce, lei è tutta nella luce di Dio. Quando lei viene, qualsiasi cosa dica, qualsiasi cosa faccia, sia nei grandi eventi del mondo, attraverso un'apparizione, o anche nella nostra vita personale, lei è portatrice di luce. Si dice questo dei cristiani in genere, amavano gli antichi usare questa espressione, noi siamo teofori, siamo cioè portatori di Dio, teofori, e siamo anche portatori di luce. Lo era anche Lucifero prima che si deviasse, ma la Madonna non ha deviato come Lucifero, che è diventato oramai tenebra e portatore di tenebra. La Madonna è rimasta luce e porta sempre la luce di Dio. Dove c'è lei, c'è la luce. C'è Cristo, c'è la fede, c'è la grazia, c'è la santità, c'è la gioia, c'è la pace, c'è tutto. Lei non è mai portatrice di se stessa. Lei è sempre mediatrice dei beni di Dio. E loro vedono la luce. Poi, quello che dicono anche in genere i veggenti è: quando vedono la Madonna non vuoi più staccarti da lei. Ecco, come dice qui Melania, avrebbe voluto attaccarsi a lei per sempre. Non so se Massimino o chi altro, non ricordo precisamente, ma quando gli chiesero, ecco, tu che vuoi fare, dove andare in paradiso, vuoi vivere sulla terra? No, io voglio subito andare, perché voglio rivedere la Madonna e stare con lei per sempre. È troppo bella. Chi ha visto la Madonna, diciamo, chi vede la Madonna si stacca da tutto ciò che è terreno. Quindi la Madonna ti fa capire veramente che cos'è il cielo, che cos'è la terra, ti fa dare giusto valore alle cose, ti fa aspirare al paradiso, e quindi aspirando al paradiso, volendo vedere, stare con lei, tutto, è come se ti mettesse dentro quei principi di fede per cui vale la pena vivere per il paradiso, quindi anche soffrire, offrire a Dio, fare tutto il purgatorio qua per andare subito in paradiso. Ecco, la Madonna ti porta proprio questa visione, perché vedendo la sua bellezza, che è tutta divina, tu non vuoi più null'altro, questa terra perde sapore. Come si vede anche la conversione dei santi, tipo San Francesco, che era tutto amante delle cose di questa terra, poi ebbe questo evento forte spirituale e dice: tutte le cose che prima mi attraevano non avevano per me nessun sapore, vedevo la natura, il creato, cose che prima io a un certo punto dice, non mi interessava più niente, pensavo solo a Dio. Ecco, e la Madonna, uno dei primi doni che ottiene ai suoi veggenti è questo, che ti fa aspirare al cielo e al paradiso. È proprio quello che Lucia, la piccola Lucia di Fatima, non appena vide la Madonna, la prima cosa che chiese è: da dove viene lei? Io vengo dal cielo. Andremo anche noi in cielo? Queste sono le prime cose del colloquio. Si parla subito di cielo, perché innanzitutto ha capito, Lucia aveva capito che non era una creatura di questo mondo. Dice: ma da dove viene lei? Cioè,
dove viene? Vengo dal cielo. Cioè, allora, se sei in cielo, voglio venire con te. Mi porti anche me quando vado? Aspetta, tu devi aspettare un pochino. Gli altri due li porto presto. E questa è la prima cosa da notare. Poi, attenzione, che la salette è subito singolare come apparizione. La Madonna non sta in piedi come generalmente sta nelle altre apparizioni, in modo direi quasi glorioso, forte, materno sì, ma anche come signora e regina. Appare seduta con la testa fra le mani, triste. Ma che modalità di apparizione? Infatti, se andate alla salette, c'è un complesso bronzeo, dove appunto ci sono i veggenti, la Madonna, e la Madonna è proprio ritratta, cioè ripresa in questa particolare modalità, che è quella in cui apparve, seduta con le mani, con la testa fra le mani, tipo come una persona sta disperata, no? Chiaro, la Madonna non è mica disperata, però quando una persona sta proprio molto afflitta, sta in questa posizione, si mette le mani così, ecco, tutto così. E la Madonna è molto triste. E la prima volta che possono vederla in viso, piange. Le lacrime scendevano dai suoi occhi. Allora, noi vogliamo capire perché questa particolare modalità di apparizione, e lo possiamo capire benissimo dal messaggio che lei ha dato. Infatti, lei disse: se il mio popolo non vuole sottomettersi, sono obbligata a lasciare andare la mano di mio figlio. Essa è così grave e così pesante che non riesco più a sostenerla. Da quanto tempo sto soffrendo per voi? Se voglio che mio figlio non vi abbandoni, devo pregarlo incessantemente. Quanto a voi, non ve ne curate nemmeno. Avete un bel pregare a darvi da fare, voi non potrete mai ricompensare la pena che mi sono presa per voi. Dio vi ha dato 6 giorni per lavorare, si è riservato il settimo e non glielo si vuole concedere. Ed è proprio questo che appesantisce tanto il braccio di mio figlio. Quelli che conducono i carri non sanno parlare senza frapporvi il nome di mio figlio, bestemmiando, cioè. Sono queste due cose che appesantiscono tanto il braccio di mio figlio. Se il raccolto si guasta è per causa vostra. L'anno scorso ve l'ho fatto vedere con le patate, ma voi non ve ne siete curati. Anzi, quando le trovavate marcite, bestemmiavate usando il nome di mio figlio. Le patate si guasteranno ancora e per Natale non ce ne saranno più. Vi leggo tutto e poi facciamo un commento. A questo punto, dice Melania, io cercai di capire la parola pomme de terre, che in francese significa patate, ma poiché loro erano molto semplici, non conoscevano il francese, non conoscevano bene il francese, e quindi facevano fatica anche a capire. E lei dice: mi sembrava di capire volesse significare mele, perché in francese mele si dice pomme, e non conoscevano questa pomme de terre, conoscevano solo il dialetto. La bella e buona signora, indovinando il mio pensiero, disse, riprese il discorso in dialetto, passò dal francese al dialetto, perché potessero capirla. Voi non mi capite, figli miei, ve lo dirò in altro modo. E quindi proseguì il messaggio nella loro lingua. Se il raccolto si guasta è per causa vostra. Ve l'ho fatto vedere l'anno scorso con le patate, ma voi non me ne siete curati. E ripete quella cosa lì. Se avete del grano, non lo seminate, tutto quello che seminerete sarà mangiato dai parassiti e quello che crescerà si ridurrà in polvere quando lo batterete. Verrà una grande carestia, ma prima ancora i bambini al di sotto dei 7 anni moriranno di tremito in grembo a coloro che li terranno in braccio. L'uva marcirà. E poi a questo punto la Madonna prosegue lasciando un messaggio segreto. Segreto che senso? Che mentre parlava, quando il messaggio era per Massimino, Melania vedeva muovere le labbra ma non sentiva le parole. Idem, quando poi parlava Melania,
Massimino vedeva muovere labbra, non sentiva le parole, perché era un messaggio destinato uno all'uno e uno all'altra, che dovevano custodire gelosamente dai contenuti molto gravi e che dovevano essere poi annunciati al momento opportuno. Allora, il messaggio di La Salette, questo è il cosiddetto messaggio pubblico. Voi vedete che già ha degli elementi molto gravi. Il messaggio della Salette ha un grande valore anche dal punto di vista spirituale, oltre che le profezie. Oggi viene sempre citato per le profezie, infatti sono gravi, importanti, bisogna ricordarle. Anche però il messaggio pubblico non va sottovalutato, è proprio uno scossone. Fa quasi strano sentire parlare la Madonna, innanzitutto vederla già in questo modo proprio di tristezza profonda, quasi di angoscia. Introdurre il discorso dicendo il braccio di mio figlio è pesante, io sto lì sempre a cercare di sostenerlo ma non ce la faccio più. Mamma mia, cos'è che appesantisce il braccio di Gesù? Il peccato. Quindi, se noi vogliamo capire qual è la predica più importante da fare oggi, basterebbe leggere il messaggio di La Salette. Bisogna predicare contro il peccato, perché dal peccato viene ogni male, viene ogni sciagura, non solo di tipo spirituale, ma anche materiale. La Madonna fa degli esempi concreti che si sono effettivamente realizzati storicamente, quindi carestia, disastri di tipo agricolo, le patate, l'uva, il grano, epidemie, si parla di bambini che moriranno sotto i 7 anni, sono tutte cose che le cronache storiche ricordano essere veramente accadute. Strano sentire la madre di misericordia, tutta bontà e dolcezza, parlare questo linguaggio. Com'è possibile? Possibile perché davanti al peccato che non si arresta, anche la Madonna è costretta a ricordare che Dio è giusto e che i suoi castighi sono inevitabili. Anche lei cerca di fare il possibile per evitarli, ma vuole e pretende, diciamo, la conversione. Pretende che si smetta di offendere Dio. Quando Lucia Fatima chiese la guarigione di alcuni malati perché dicevano male, dicevano guarda la Madonna le diceva: qui mi chiedono tante persone, dice la Madonna di guarire mio figlio, dice la Madonna, ecco, quindi mi chiedono questo. Sì, alcuni li guarirò, ma altri no. Smettano di offendere Dio, che è già troppo offeso. Se non si smette di offendere Dio, non si può pretendere la grazia, la tranquillità, la pace. No, se si offende Dio vengono i disastri di tutti i tipi. I motivi dell'importanza di questa apparizione sono molteplici. Basta solo pensare che La Salette, quest'unica apparizione, ha fondato uno dei più importanti santuari mariani di tutta Europa. Certo, non è popolare come popolare Lourdes, come popolare Guadalupe, ma se si parla dei grandi santuari d'Europa, del mondo anche, non si può non ricordare La Salette. Ancora oggi c'è uno splendido santuario, c'è un'organizzazione di accoglienza pellegrini, dove è possibile anche alloggiare, pernottare, per chi magari desidera passare una settimana di ritiro o di esercizi spirituali. Tanti di questi sono volontari, sono giovani, cioè non prendono soldi e stanno lì magari un periodo offrendo questo servizio per amore della Madonna. Quando andai lì trovai diversi polacchi, mi informai e mi dissero: c'è proprio un gruppo di polacchi che stabilmente, ragazzi, giovani, sui 20 anni, 22, 23, sono giovani, che senza prendere nessun soldo fa qui un periodo di
assistenza ai pellegrini di lavoro, servizio, chi in cucina, chi alla mensa, chi le pulizie, chi gli oggetti religiosi, perché amano la Madonna. Vi pensate che cosa ha creato questa apparizione del 19 settembre 1846? Una realtà che ancora oggi esiste, produce frutti di devozione, di spiritualità. Ecco, salire lì a 1800 metri è un paradiso naturale, è un'esperienza che non si dimentica. Chi è stato alla Salette dice che è uno dei più bei posti tra le apparizioni mariane. La Madonna si è scelto un monte. Perché si è scelto un monte? Perché la Madonna è stata un nuovo Mosè. Cosa è successo sul Sinai? Il popolo uscito dall'Egitto arrivò alle pendici del Sinai. Lì si fermò e Dio doveva dire qualcosa di importante al popolo. Chiamò Mosè a sé, che dopo 40 giorni di digiuno ricevette i comandamenti, i 10 comandamenti. E li comunicò al popolo, che intanto si era fatto il vitello d'oro, però dopo i vari eventi spezzò le tavole Mosè, poi ritornò e Dio glieli diede di nuovo. Però a parte questi eventi drammatici, anche l'idolatria di Aronne con gli ebrei e tutto, quello che ci importa è sapere appunto il simbolismo, il Sinai è il monte di Dio, la Saletta è il monte di Maria. Dio sul Sinai ha dato i comandamenti, la Madonna sul suo monte di La Salette ha ricordato i comandamenti. E da questo sappiamo che l'apparizione è vera. Se avesse dato altri comandamenti, avremmo potuto dire, questa non è la Madonna, è il demonio, perché dice San Paolo, seppure un angelo dal cielo scendesse, venisse, vi rivelasse un altro Vangelo, sia anatema, cioè sia maledetto, perché la verità non cambia. La Madonna, se avesse dato altri comandamenti, sarebbe stata un'illusione, non la Madonna, ma sarebbe stato il demonio sotto, diciamo, false spoglie, sotto mentite spoglie. E invece era veramente lei che veniva a dire sul suo monte, obbedite a quella legge che Dio vi ha dato sul suo monte. Poiché voi non obbedite, perché fa due esempi concreti. Dice che lì la gente trasgrediva due comandamenti, il terzo e il secondo. Il secondo e il terzo, perché bestemmiava, secondo comandamento, non bestemmiare, non nominare il nome di Dio invano. Terzo comandamento, ricorda di santificare le feste e dice la Madonna, qui lavorano anche la domenica. Dio vi ha dato 6 giorni per lavorare, uno l'ha tenuto per sé perché lo lodiate, perché lo glorifichiate, perché ricordiate che voi siete a creature. Quindi un giorno dovete astenervi, riposare e dare culto a Dio. Dovete darlo tutta la vostra vita, ma un giorno in modo speciale. Non lo fate? Male. Il braccio di mio figlio è pesante. Non lo riesco più a trattenere. Non si può trasgredire la legge di Dio a cuor leggero. Se si fa questo, se ne pagano le conseguenze. Non perché Dio è cattivo, ma perché noi siamo cattivi, siamo disobbedienti. Basterebbe obbedire a Dio e tutto il bene verrebbe. Voglio leggere una frase un po' bella. Cioè, io ho fatto una conferenza sulla Salette di quasi 2 ore, poi ne feci un'altra ancora di quasi 2 ore e dopo mi resi conto che avevo detto forse un quinto, un sesto di quello che si può dire. Quindi, vedete, oggi non è che parliamo per esteso, facciamo una grande pennellata generale. Vi voglio solamente far capire, quando uno parla di apparizioni mariane, che cosa c'è dentro, se uno va un po' a approfondirle. Cioè, la Madonna, se si andassero a approfondire per bene ognuna di queste qui, parliamo anche delle, solo delle più importanti, non di tutte, uno già ci avrebbe tutta la fede ripresentata alla Madonna, in modo chiaro. C'era una frase che voglio leggere. È finita sta cosa.
lo trovo. Allora. Vabbè, non fa nulla. Comunque una bella frase di un convertito alla Salette che diceva che la Salette indica l'aspetto serio del cristianesimo. Cioè, contro tutte queste cose mielose di oggi, sdolcinate, che sembra il cristianesimo è una passeggiatina, è tutto canti, è tutto sorrisini e cose, la Madonna viene a ricordare le esigenze della vita cristiana, l'obbedienza a Dio, che dalla disobbedienza viene il male e che bisogna ripararlo, e che Dio è buono ma anche giusto, che lei è mediatrice di misericordia, ma a un certo punto anche lei deve lasciar andare il braccio del figlio. Cioè, ecco, in un contesto di falso cristianesimo, che oramai spopola un po' per tutto, nelle parrocchie, nei luoghi, insomma, di insegnamento della dottrina cattolica, le università, le teologiche, tutto, oramai tante eresie, tante deviazioni del vero cristianesimo. Ricordare la Salette oggi ha una grande importanza perché ci ripresenta la verità, il vero cristianesimo. Senza eufemismi. Quindi uno dei momenti, dei motivi di grande importanza di questo messaggio è proprio il ricordo della sacralità e dell'immutabilità della legge di Dio, dei suoi comandamenti che sono sacrosanti, che non passano di moda, non scadano, hanno validità assoluta. Finché Dio non cambia, non può cambiare neppure la sua legge. Insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica. Gesù ha riassunto i doveri dell'uomo verso Dio in questa parola: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Essa fa immediatamente eco alla solenne esortazione: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Dio ha amato per primo, l'amore del Dio unico è ricordato nella prima delle 10 parole. I comandamenti esplicitano la risposta d'amore che l'uomo è chiamato a dare a Dio. Quando lo scriba chiede a Gesù qual è il più importante dei comandamenti, Gesù non ne menziona uno, non dice ricorda di santificare le feste, ma dà il senso dei comandamenti. Amerai il Signore tuo Dio e amerai il Signore tuo prossimo, e amerai il tuo prossimo tuo come te stesso, è il motivo per cui io devo osservare i comandamenti. Se io osservo i comandamenti, amerò Dio e il mio prossimo. È l'amore che è il motivo dei comandamenti. Dunque, se non osservo i comandamenti, io non amo Dio, sono egoista, sono di conseguenza disobbediente a Dio e amo me stesso, amo le creature e non offro a Dio l'amore che gli spetta. La Madonna ha detto la bestemmia e la non santificazione delle feste vi porteranno grandi mali sociali. Quella carestia in Francia fu paurosa, la gente moriva, non avevano più da mangiare. La bestemmia, dopo l'odio contro Dio, è il secondo peccato più grave che si possa commettere. Si oppone, dice ancora il Catechismo, al secondo comandamento, la bestemmia. Consiste nel proferire contro Dio, interiormente o esteriormente, parole di odio, di rimprovero, di sfida nel parlare male di Dio, nel mancare di rispetto verso di Lui, nei propositi, nell'abusare del nome di Dio.
La proibizione della bestemmia si estende alle parole contro la Chiesa di Cristo, i santi, le cose sacre. È blasfemo anche ricorrere al nome di Dio per mascherare pratiche criminali, ridurre popoli in schiavitù, torturare o mettere a morte. L'abuso del nome di Dio per commettere un crimine provoca il rigetto della religione. La gravità di questo peccato non può essere taciuta. Oggi col discorso che è una moda, lo fanno tutti, è un intercalare. È gravissimo. Oltre a essere grave, è anche un segno di proprio di bestialità più che di umanità. Perché come si fa a bestemmiare Dio così senza ragione? È un segno proprio di bestialità. Dovrebbero i governi civili prendere provvedimenti contro le bestemmie. Addirittura, pensate quanto dovrebbe prendere provvedimenti la Chiesa per cercare di fermare questa cosa. Se solo il curato d'Ars cercava da solo di opporsi a problematiche che interessavano il suo piccolo villaggio, la sua piccola parrocchia. Immaginiamoci quanto, che impegno dovrebbe esserci per cercare di fermare dei mali e delle trasgressioni gravi contro i comandamenti di Dio che avvengono a livello sociale, a livello di massa. Ci sono dei libretti molto particolari in cui vengono raccontati episodi storici, diciamo storici, di come la bestemmia ha prodotto mali sociali, mali gravi, mali pubblici. Uno di questi è famoso, la famosa disastro del Titanic. Su Titanic c'era scritto: "Neppure Dio mi affonderà". E quello stesso Titanic affondò. Era un po' come una nuova Torre di Babele, come la Torre di Babele è stata creata dall'orgoglio umano per dire: noi arriveremo fino a Dio da soli, noi siamo Dio, e Dio ha disperso le lingue. Confuso le lingue come castigo di quell'atto di orgoglio, quella era una bestemmia in qualche modo, no? Così Titanic affondò. Ma questi sono, ce ne sono tantissimi, no? Per dire, attenzione, San Francesco voleva che si predicasse i vizi e le virtù, la pena e la gloria. Questa è la predica, diciamo, sostanziale del cristianesimo: il peccato e la grazia, la virtù e il vizio, la riparazione. Quindi la Madonna, la Salette, ha fatto una predica francescana, diciamo così. O San Francesco ha fatto una predica mariana. Siamo dirette due. In ogni caso, è vero che ci viene a ricordare quell'essenziale che a quel tempo, magari ancora no, ma che oggi abbiamo totalmente dimenticato. Se oggi ascoltate le prediche dei sacerdoti, tutti i socialoidi, socialiste, qua i poveri, quello e quell'altro, e poi parlano di politica, e tutte cose che non c'entrano niente col Vangelo. La Madonna viene a ricordare l'essenziale. Riguardo al terzo comandamento, che pure la Madonna ha detto: voi trasgredite perché non vogliono andare alla messa, lavorano anche i domenica. Dice qui il catechismo: la celebrazione della domenica attua la prescrizione morale, naturalmente iscritta nel cuore dell'uomo, di rendere a Dio un culto esteriore, visibile, pubblico e regolare nel ricordo della sua benevolenza universale verso gli uomini. L'Eucaristia domenicale fonda e conferma tutto l'agire cristiano. Per questo i fedeli sono tenuti a partecipare alla messa nei giorni di precetto, a meno che siano giustificati da un serio motivo, sempre la malattia. Coloro che deliberatamente non ottemperano a questo obbligo commettono un peccato grave. Stando così le cose, quel messaggio della Madonna che ha lasciato ai due piccoli veggenti diventa sempre più chiaro e attuale. Giustamente ci diceva un predicatore, insomma, là, è un laico lui, no? Però è un predicatore perché fa ritiri, fa commenti del rosario, tutto, cioè, è un predicatore. Lui diceva: io quando vado in una parrocchia e vedo queste cose mezze finte, la gente che va alla comunione, sembra tutto bello e tutto, poi io interrogo il parroco: quanti di quelli che sono andati alla comunione oggi li ha visti in confessionale?
Ah, no, non lo so, è tutto. E lei che è il parroco, non si preoccupa se questi suoi parrocchiani siano riconciliati con Dio prima di accusare la comunione per non commettere un gravissimo peccato? Perché dice San Paolo, chi mangia e beve indegnamente il corpo e sangue di Cristo mangia e beve la propria condanna? Lei non si preoccupa di questo? Nelle sue prediche, quanto spesso parla di peccato? Quanto spesso parla di riparazione, quanto spesso parla di vizi e virtù. No, ma io, ecco, in ogni caso, cioè, quello che adesso voglio dire è che bisogna riportare alla realtà, alla verità, il nostro parlare, il nostro agire, secondo il vero messaggio evangelico, che è quello che la Madonna ci ricorda. Oggi succedono mali, problemi sociali, la gente dice tutto brutto, il mondo com'è cattivo, eccetera. Perché non ci si interroga sulla causa? Perché succedono tante disgrazie? Perché c'è tanto male nel mondo? Perché c'è tanti problemi, anche tutti questi tumori che oramai sono aumentati e tutto, ma non è che la causa è, magari, che in qualche modo sono anche procurati, ma questo sempre per soldi, per interessi, gli uomini cattivi. Cioè, come dire, è tutta una catena di mali che poi dopo produce altri mali e noi inutile che facciamo ingenui, vediamo solamente l'effetto negativo, tutto va male, le cose vanno male. Sì, ma perché non ricordiamo la causa? La causa è sempre quella, il peccato. Che però dobbiamo, come ha fatto la Madonna, no? Madonna non ha detto, voi peccate, punto. Sono triste perché peccate, punto. E vabbè, allora magari uno poteva dire, vabbè, la Madonna ha detto pecchiamo, boh, chissà che facciamo. È andata lì a dire precisamente quali erano i problemi. La bestemmia, magari se appariva in un altro luogo, diceva: qui i problemi sono, commettete atti impuri e che profanate la verità con la falsa testimonianza, quindi le bugie, le menzogne. Lei, la Madonna, è concreta. Quindi ha detto: se non mi fate sparire queste due cose, non sperate che le cose migliorino. Infatti, però disse anche una cosa molto bella. Se si convertono, cioè le persone di qua, le pietre e le rocce si muteranno in mucchi di grano e le patate nasceranno da sole nei campi. Come si vede, la soluzione esiste a tutte quelle problematiche di cui stiamo parlando. E la Madonna ricorda che è possibile dare una soluzione ai problemi. Basta essere fedeli a Dio, se si convertono, sono a convertirsi. La conversione, che significa quel cambiamento vero, non solo nella testa, ma che produce opere di bene, come Zaccheo. Zaccheo, quando incontrò Gesù, si convertì. E Gesù disse: Zaccheo, devo fermarmi a casa tua oggi. Zaccheo, tutto felice, lo accolse. E disse Zaccheo: Signore, se ho frodato, restituisco 4 volte tanto. Zaccheo ha dimostrato che era avvenuta la conversione. Ha incontrato Gesù e allora dice, io devo cambiare stile di vita. Non posso continuare a fare quello che ho fatto fino ad ora. Questa è la vera conversione, quel cambiamento vero che produce comportamenti buoni e che Dio approva. Quindi la Vergine Maria richiama il suo popolo all'osservanza dei comandamenti di Dio e dice che in pratica, se mettiamo Dio al primo posto, tutto il resto ci verrà dato in abbondanza, mentre se dimentichiamo Dio, anche le cose materiali ci verranno a mancare. Che grande insegnamento per tutti coloro che magari sono preoccupati, si fanno scelte buone, oneste, tipo il vaccino, no? Allora dice, ma poi dopo non posso più lavorare, non posso fare più quello. Certo, sono problemi gravi, però ricordiamoci che chi rimane fedele a Dio, a tutte le esigenze della legge morale di Dio, non si compromette col male in nessun modo, Dio farà fiorire, come dice qui alla Salette, le pietre e le rocce si muteranno in mucchi di grano. Cioè Dio può fare anche sti miracoli, può far nascere, diciamo, può far piovere manna dal cielo come per gli ebrei, può veramente con la sua provvidenza mandare anche gli angeli santi portarti il necessario alimento. O può sospendere per te quelle leggi naturali per cui tu hai bisogno di mangiare tot volte al giorno se non muori. Cioè per dire, se Dio può fare tutto,
per coloro che gli restano fedeli. Se uno ha questa convinzione, conserverà una grande pace nel cuore. E anche gli eventi più tristi, difficili, di grande prova, non gli torneranno quella pace, quella fiducia che Dio provvede, Dio provvede, Dio provvede. Poi non andiamo adesso nei riferimenti concreti, le patate, le vigne, voglio solo dirvi che tutte quelle cose che la Madonna vi ha preannunciato sono veramente accadute. Ma una cosa invece che va sottolineata è che la Madonna piangeva. Le lacrime della Madonna sono già un messaggio da sole. Anche se avesse solo pianto, non avesse parlato, quelle lacrime erano già un supremo messaggio di vi prego, smettetela di fare il male. Perché se facessimo il bene, la Madonna sorriderebbe, non piangerebbe. Se piange, piangeva e continua a piangere, è perché la facciamo piangere. E cos'è che fa piangere la Madonna e la fa soffrire? Solo il fatto che noi offendiamo Dio. Solo il fatto che noi facciamo il peccato, solo il fatto che noi non facciamo la volontà di Dio, solo questo. I due pastorelli dicono, quasi esterrefatti davanti a questo spettacolo triste e nuovo di vedere la Madonna che piange, ha pianto tutto il tempo che ci ha parlato. Qualche autore ha fatto un bel parallelismo. Dice, le lacrime della Madonna alla Salè potrebbero essere paragonate al sudore di sangue di Gesù nel Getsemani. Gesù è morto per i nostri peccati e quindi ci ha esplicitato il suo infinito amore. Però questo amore non è compreso, non è accolto, viene persino rifiutato. Perciò le lacrime della Madonna stanno a indicare la nostra non corrispondenza alla grazia di Dio. Cioè il rifiuto che opponiamo alla misericordia di Dio. Sono lacrime di dolore che ella versa su di noi, sui suoi figli che vivono nel peccato, perché Maria non può forzare alla conversione, ma può soltanto esprimere l'amarezza per il rifiuto del dono dell'amore di Dio. E Giovanni Paolo II, parlando, facendo un discorso in occasione della consacrazione del santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, dove avvenne appunto prodigio di lacrimazione da una statuetta di gesso della Madonnina, disse: quelle sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l'amore di Dio, per le famiglie disgregate in difficoltà, per la gioventù insidiata dalla civiltà dei consumi e disorientata, per la violenza che tanto sangue ancora fa scorrere. Eccetera, eccetera. Poi dice, sono lacrime di preghiera, quindi lacrime di dolore, lacrime di preghiera, preghiera della madre che dà forza a ogni altra preghiera e si eleva, supplice, anche per quanti non pregano. Madonna mentre piange, supplica a Dio, Signore ti prego risparmia il mio popolo, Signore ti prego, sono pianti oranti e preghiere piangenti, potremmo dire. La preghiera suprema, la supplica suprema, sono anche lacrime di speranza che sciolgono la durezza dei cuori e li aprono a Dio. Sì, perché quando uno vede la madre piangere non può rimanere insensibile. Quindi, ecco. E poi l'ultima cosa di cui voglio dire, e poi ci fermiamo perché, certo, il fatto del segreto, però è lì, dovremmo fare tutta un'altra cosa a parte. Parliamo, almeno abbiamo fatto una bella catechesi cristiana così attraverso la Salette e la Madonna apparve in una modalità particolare, aveva, a parte che era bellissima, no? La Salette, cioè la descrizione più bella, la Madonna apparve con dei raggi luminosi sul capo, poi aveva delle ghirlande, potremmo dire così, di rose. Era tutta, diciamo, addobbata di rose, con appunto queste grandi ghirlande. In tutte erano quanti misteri del rosario, prima che fossero quelli della luce. Quindi quanti misteri sono del rosario? 15 misteri. Quindi erano
3x5, cioè, comunque c'è chi ha visto in queste ghirlande di rose una evocazione del rosario, anche se la Madonna 7 non ha parlato del rosario, però ne parlerà a Lourdes, o meglio, a Lourdes pregava il rosario insieme a Benedetta, quindi la saletta c'è un richiamo, però a parte queste cose qui, aveva un crocifisso molto grande sul petto, su cui c'erano due simboli, oltre a Gesù crocifisso, c'erano un martello e una tenaglia. Che cos'è? Sono particolari, in particolare questo crocifisso. Come... Infatti, andate alla Salette, l'unico luogo dove negli articoli religiosi vi danno questo crocifisso particolare col martello e la tenaglia, perché la Madonna è apparsa, è la croce della Madonna, come quasi un vescovo, cioè una croce pettorale, perché è tanto grande quanto più o meno è la croce pettorale dei vescovi. Quello indica la dignità della carica ecclesiastica, e così la Madonna indica l'identità della sua missione, ricordare a tutti la croce del figlio, cioè il figlio, dovete essere tutti di Gesù, dovete convertirvi a Gesù, ma vi ricordo pure che voi col martello avete messo i chiodi, quindi ci vuole la tenaglia, dovete toglierli. Quindi, mentre il martello ricorda il peccato, la tenaglia indica il richiamo a riparare i peccati. Quindi due pastorelli raccontano che questa, la bella signora portava al collo questo crocifisso, sulla parte orizzontale vi erano appesi da una parte un martello, simbolo del peccato, e dall'altra una tenaglia, simbolo della virtù e della riparazione. Fuori metafora, possiamo dire che i peccati sono come nuovi colpi di martello che prolungono la passione di Cristo per tutto il tempo in cui sono commessi, fino a che, anime generose, con la mortificazione, la penitenza, facciano da contrappeso alle offese contro Dio per espiare i propri peccati e quelli degli altri. C'è bisogno di espiazione, di riparazione e di pratica delle virtù per controbilanciare il peccato nostro, ma anche quello del mondo. Non possiamo pensare solo al nostro peccato, dobbiamo pure pensare a quante offese riceve Dio dagli altri. Ogni anima veramente cristiana, ogni anima santa, mai si chiude nell'orticello della propria vita dicendo io pecco, mi riparo i miei peccati e basta, ma pensa a quanto Dio è offeso e quanto c'è bisogno che qualcuno ripari, perché quelli che peccano non riparano certamente. Quindi come si controbilancia? Ci vogliono anime generose, ci vuole tanta generosità nella preghiera, nella mortificazione, nella pratica della virtù. La Madonna, la Salette, anche con i simboli, oltre che con le parole, ci ricorda il vero cristianesimo. Ecco perché questa apparizione è molto importante e speriamo che possiamo raccogliere questo messaggio nella nostra vita.